Allora, ieri, come ricordavo prima, era la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Noi oggi vogliamo celebrare una donna che ha fatto delle scelte importanti nella sua vita e che si occupa di aiutare tante altre donne e tanti altri cervelli straordinari, femminili, scienziate, a tornare. E si occupa anche di far rinascere un territorio difficile, tutto da ricostruire, come quello delle zone interne della nostra penisola, delle zone interne anche dell'Abruzzo e dell'Aquila. Lei si chiama Alessandra Faggian, benvenuta, economista. È tra le 100 economiste esperte in Italia, tra le prime 100. Coordina un progetto al Gran Sasso Science Institute, dove è anche prorettrice, un progetto che l'ha affascinata a tal punto che lei a un certo punto, 2 anni fa, ha lasciato un ruolo di professore ordinario in un'importante università dell'Ohio negli Stati Uniti, dove era strastipendiata, diciamolo, perché sono scelte importanti nella vita, per venire all'Aquila, nel centro storico, vicino alle macerie del terremoto del 2009, e occuparsi di una piccola, grande realtà di formazione italiana. Allora, benvenuta Alessandra, davvero un piacere e un onore ospitarti. Grazie dell'invito, piacere mio. Allora, tu sei un cervello di ritorno, cominciamo col dirlo, che questa è una cosa molto bella per il nostro paese. Hai fatto un'esperienza all'estero molto lunga. Quanti anni è durata? Io sono andata via nel 1999 dopo aver studiato economia politica alla Bocconi. Sono andata via in realtà con l'idea di star via solamente un anno, volevo fare un master e poi tornare, e poi, come capita invece a tanti giovani purtroppo adesso, ho deciso di rimanere all'estero e sono rimasta all'estero 18 anni. Quindi perché lì che molto cosa lungo. Sei riuscita a ottenere? Che vantaggi avevi nello stare all'estero? È chiaro che all'estero, almeno all'epoca, io ho percepito ci fossero più opportunità. Quindi sono rimasta all'estero a fare un dottorato con una borsa di studio e subito dopo il dottorato sono stata assunta come lecturer in realtà in Inghilterra, qui li chiameremo ricercatori, e poi da lì il passo per arrivare a diventare professore ordinario in America è stato relativamente breve, perché sono diventata professore ordinario nel giro di 9 anni, ecco, che è una carriera veloce che in Italia sicuramente è molto più difficile da ottenere. Ecco, purtroppo in Italia le donne, la scienza, le donne che intraprendono certe carriere soffrono ancora di una disomogeneità di trattamento, no? Ruoli minori, stipendi più bassi, è davvero così ancora? Assolutamente sì, il problema delle donne è nelle scienze dure non ci sono ancora abbastanza donne che vogliono studiare fisica, matematica eccetera. In economia, che è il mio settore, in realtà ci sono molto più ragazze che entrano a studiare, quindi abbiamo quasi raggiunto la parità di genere. Certo. Nel numero di giovani donne che decidono di studiare economia. Il problema è che poi c'è questo soffitto di cristallo che non riusciamo a sfondare, di cui appunto io parlo spesso agli eventi per le donne. Cos'è il soffitto di cristallo? Il soffitto di cristallo è questo limite che in qualche modo ci viene posto al raggiungere posizioni apicali. Avete fatto vedere prima una foto, sì, della Società Italiana degli Economisti, del direttivo, dove in questo specifico caso ero l'unica donna. Ce n'era un'altra che non c'era in questa foto, ma non comunque sì. siamo sempre una minoranza. Io mi ritrovo sempre, avendo in qualche modo sfondato il soffitto di cristallo, mi ritrovo comunque sempre in questi eventi ad essere l'unica donna. Questo purtroppo è una realtà drammatica. Esatto, eccola questa... la foto, no? Senza nulla togliere ai tuoi colleghi, però insomma una donna sola. Oltre al fatto che probabilmente all'estero, in altri paesi, c'è più aiuto per il nostro elemento poi di femminilità. Una donna spesso si ritrova nel pieno della carriera a 36-37 anni, che è l'età in cui magari è pronta per fare un figlio, per mettere su famiglia col proprio compagno, marito, e deve fare delle scelte laceranti, no? Assolutamente. Mancano per esempio le possibilità di poter avere, non so, sì, luoghi dove tenere i figli vicino al lavoro. Io poi questo è un problema che vivo in modo personale, perché sono anche una mamma single di un bimbo di 9 anni, e quindi devo sempre comunque gestire sia la vita familiare, il figlio, che la mia carriera, che comunque ritengo una parte molto importante della mia vita. Certo. Per questo al Gran Sasso Science Institute, dove lavoro, stiamo cercando di iniziare una riflessione anche sugli aiuti alle donne da un punto di vista di asili,
oppure certo, qualche cosa che in qualche modo possa aiutare la loro carriera. Esatto, supporti le donne e le possa certo, aiutare in modo che non debbano magari lasciare l'ufficio presto per andare a prendere i figli a scuola. Certo, assolutamente. Senti, di che cos'è esattamente il Gran Sasso Science Institute? Di che si occupa? Allora, il Gran Sasso Science Institute è cosiddetta una scuola superiore universitaria. Di fatto è un'università pubblica italiana come tutte le altre dal 2016. Però abbiamo due peculiarità. La prima è che ci occupiamo solamente di dottorati, quindi noi prendiamo i ragazzi che già hanno fatto una laurea magistrale e che vogliono continuare i loro studi. Sì. La seconda peculiarità è che siamo una scuola di dottorato internazionale, quindi tutti gli insegnamenti sono in inglese, qui il mio vantaggio comparato certo, essendo tornata 17 anni, 18 anni dall'estero. E quindi i nostri studenti sono in buona parte anche stranieri, noi riceviamo moltissime domande ogni anno, ma tanti vengono anche dall'estero. Al momento siamo più o meno in parità, 50% certo, di studenti italiani e 50% stranieri. Tu coordini l'area di scienze sociali, no? Esatto, io sono un economista. E nell'area di scienze sociali abbiamo un dottorato di studi urbani e scienze regionali, che è un dottorato multidisciplinare, dove ci sono anche geografi economici, sociologi, comunque non solamente economisti applicati come me. Ecco, questo istituto, questa università è anche un'occasione non solo per chi vuole restare, ma per chi vuole tornare in un territorio che è un territorio resiliente, chiamiamolo così, un territorio che sta riprendendo la sua forma dopo la devastazione del terremoto, esatto, no, dell'Aquila. Esatto. Ecco, quali prospettive si aprono oggi per l'Aquila? Innanzitutto fammi dire che il mio rientro in Italia è stato anche proprio perché il Gran Sasso Science Institute era localizzato all'Aquila, quindi in un qualche modo un po' da emigrata all'estero, che sì, però vuole tornare a fare qualcosa di utile per il proprio paese. Tu hai scelto proprio di andare lì, sì, per sì, quello, sì, sì, nonostante sì, tu sia milanese. Sì, io però sono a te milanese. È piaciuta la sfida di fare delle cose. Mi vere, sembrava di essere sì, utile, brava, poi è chiaro che io non cambierò le cose, no, no, però, però mi sembrava di essere utile e mi piaceva l'idea, essendo io un economista regionale, quindi occupandomi soprattutto di sviluppo locale, mi sembrava una bella sfida cercare di mettere in pratica le mie conoscenze in un territorio che stava passando veramente un periodo difficile. E che cosa state facendo? Innanzitutto adesso stiamo cercando di creare all'Aquila un po' una città della conoscenza. Questa era una cosa che fra l'altro nel 2013 l'OCSE aveva anche sottolineato con un rapporto, io ero parte del gruppo di esperti che nel 2013 in realtà era venuta a fare un sopralluogo all'Aquila, sì, questo studio. È la città della conoscenza perché ovviamente c'era già l'Università dell'Aquila, quindi la città ha già storicamente una vocazione universitaria. Ci sono i laboratori nazionali del Gran Sasso, i famosi laboratori certo, di fisica sotto la galleria, sono famosi in tutto il mondo, e quindi il Gran Sasso Science Institute si è innestato in un territorio che già aveva i presupposti per fare dell'Aquila una città della conoscenza. Certo. E abbiamo cercato di fare un po' massa critica, questo è il mio gruppo, durante un'ultima conferenza dove abbiamo portato all'Aquila addirittura 500 economisti per cercare appunto di portare anche un po' di vita al centro storico. Bene, vita, idee, progetti per il futuro e per la rinascita. Grazie, grazie davvero ad Alessandra Fagian, prorettrice del Gran Sasso Science Institute, è stato un piacere. E adesso andiamo a vedere qual è la situazione meteorologica. Siamo pronti o abbiamo... Non siamo pronti? Allora io faccio un'altra domanda a lei che mi interessava, che era un discorso sulla valorizzazione delle aree interne. Sì. Che non siamo riusciti a dire, no? In che consiste? Noi stiamo lavorando da un po' di anni con la strategia nazionale delle aree interne. Queste aree interne sono di fatto le aree periferiche e stiamo lavorando anche col governo per cercare di valorizzare queste aree periferiche, certo, con delle attività che sono legate al turismo, alla cultura, al rinnovo dell'agricoltura e soprattutto a riportare i giovani nelle aree nelle più periferiche. Certo, dargli un'opportunità. Esatto. Perché poi io credo che col turismo, con un certo tipo di economia, si possa, no, salvarle le aree interne. Se si hanno delle idee innovative, sicuramente. Bene. Grazie, grazie, grazie. Alessandra Fagian.